Da Mobilia Megastore crediamo che noi italiani sappiamo fare bene i mobili e che la vera qualità va firmata. Ecco perché vendiamo solo prodotti di marca e realizzati in Italia. E chi è già nostro cliente sa bene che alta qualità non vuol dire prezzo alto. E ogni mese, oltre la qualità e la convenienza, da Mobilia Megastore ti aspettano le migliori promozioni del settore che solo un grande centro come noi può offrire. Se cerchi la qualità e ami il Made in Italy, ti aspettiamo da Mobilia Megastore tutti i giorni a Caserta Sud. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e Giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. In Piazza Dante a Caserta dal 15 al 17 aprile Chocolate Days. Per tutti i golosi un appuntamento da non perdere con degustazione dei migliori prodotti della cioccolatteria artigianale. A Caserta in Piazza Dante dal 15 al 17 aprile dalle 10 alle 22. All'interno della manifestazione tutti i giorni dalle 16 alle 18 il cioccolato a scuola, uno spazio dedicato ai ragazzi delle scuole casertane con laboratori a cura dei maestri cioccolatieri. Chocolate Days, una manifestazione organizzata dalla Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e con il patrocinio del CLAI Caserta. Per informazioni telefonare al numero verde 800 97 3307. La Guardia di Finanza di Caserta ha scoperto quattro società fantasma con sede a Santa Maria Capovetere operanti su tutto il territorio nazionale nel commercio di computer e software, denunciando complessivamente 20 persone. Incrociando i dati delle fatture con le indagini bancarie, le Fiamme Gialle hanno smascherato la frode detta a carosello, messa a segno attraverso numerose fatture false per operazioni inesistenti. I finanzieri riferiscono di un giro d'affari milionario attraverso il quale sono stati commercializzati circa 80 milioni di euro di prodotti su cui è stata evasa l'IVA per oltre 20 milioni. Aggirando l'imposta sul valore aggiunto era possibile immettere nel mercato i prodotti a prezzi vantaggiosi. Gli affari avvenivano anche all'estero tramite spedizioni. Sono 20 i soggetti accusati a vario titolo di reati di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, oltre che di occultamento e distruzione di documentazione contabile. È stato quantificato in circa 8 milioni di euro il patrimonio sottratto ai creditori della società fallita Autotrasporti San Vincenzo, intestata a un pluripregiudicato accusato di bancarotta fraudolenta. In tutto sono 7 i soggetti indagati, cui la Procura di Santa Maria Capovetere contesta a vario titolo anche i reati di ricettazione, violazione di sigilli e utilizzo di beni sottoposti a sequestro. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Caserta hanno evidenziato come i beni e i dipendenti della SRL di Autotrasporti fossero stati trasferiti ad altre due società riconducibile alla stessa persona ma intestate a prestanome. Il patrimonio della società fallita è stato sottratto, secondo gli investigatori, per favorire le due società fittizie prima che l'azienda venisse consegnata ad un curatore fallimentare. Le Fiamme Gialle sono tuttavia riuscite ad intervenire tempestivamente esercitando l'azione penale nei confronti dei responsabili. Il titolare dell'azienda, con sede a San Felice a Cancello, aveva tentato di far sparire 76 mezzi pesanti e altri beni, smistandoli alle due neonate aziende. La società fallita vanta un indebitamento complessivo pari a circa 5 milioni di euro dovuti in gran parte all'erario. È stato il primo a candidarsi circa 10 mesi fa, in anticipo rispetto agli altri contendenti. Francesco Apperti questa mattina ha incontrato la stampa per presentare le due liste con cui Speranza per Caserta affronterà le elezioni comunali del capoluogo in programma il prossimo 5 giugno. E oggi appunto diamo quelli che sono i punti chiave del programma, ma lo diffonderemo ancora di più in questo periodo con tutti i canali che abbiamo a disposizione, perché chiaramente è ancora aperto ad eventuali modifiche migliorative, integrazioni e quant'altro. La novità più importante, credo di capire, sul piano politico rispetto all'esperienza di 5 anni fa è che questa volta non ci sarà soltanto una lista di Speranza per Caserta, ma ci saranno altre liste che vi affiancheranno. Sì, esatto, si sono uniti a noi in questo percorso il movimento Mo dei meridionalisti e ci saranno anche tanti altri cittadini attivi che si sono interessati e che hanno condiviso il nostro programma, tra cui anche amici del meetup che non ha appunto avuto la certificazione per presentare la loro lista. Allora, condividendo quasi per intero insomma quello che sono i punti principali del programma, saranno con noi portando la loro esperienza pluriennale in quanto ad attivismo civico.
nei giorni scorsi si era palesata la possibilità che un'altra aggregazione sganciata grosso modo insomma, dai partiti tradizionali potesse scendere in campo, mi riferisco a quella che sarebbe dovuta essere capeggiata dall'architetto Cutillo, il quale nella sua conferenza stampa non ha lesinato anche apprezzamenti per il lavoro che Speranza per Caserta ha svolto in questi anni. Che cosa pensa lei si possa recuperare di quella esperienza forse fallita troppo presto? Io spero si possa recuperare tantissimo sui perché della discesa in campo dell'amico Raffaele e della sua del suo repentino ritiro. Ci interrogheremo quando sarà il momento. Adesso è il momento invece di recuperare questa fiammata di entusiasmo che lui con la sua competenza, con la sua passione ha portato, cercando appunto di portarla al nostro interno, poiché è nei fatti che le proposte dell'architetto Cutillo in larga parte sono coincidenti con le nostre, tanto è vero che non è un mistero che fin dalla campagna elettorale del 2011 e poi nel percorso della nostra consiliatura ci è stato sempre vicino e numerose sue idee sono perfettamente coincidenti, sono nel nostro programma. La candidatura a sindaco di Raffaele Cutillo è rimasta in piedi esattamente 5 giorni, giusto il tempo necessario affinché il vulcanico, ma assai poco concreto, architetto casertano, prendesse atto che non ci sono le condizioni per una sua partecipazione alla competizione del 5 giugno. Cutillo si è defilato con eleganza, lo ha fatto affidando a Facebook le sue considerazioni attraverso una lettera aperta alla città. Un politico navigato avrebbe detto non ci sono le condizioni, questo l'esordio di Cutillo che prosegue per me invece è come il risveglio da un sogno. L'architetto dice di aver conosciuto in questi giorni il lato peggiore della politica e dunque ha scelto di allontanarsene il prima possibile. Ho tentato invano di mettere insieme le parti ma ho rinunciato ad accordi che avrebbero fatto gola a chiunque. Cado in piedi, ha concluso Cutillo, e mi complimento con me stesso. Anche Marcianise si avvicina alle elezioni comunali. Nel centrosinistra è caldo il nome del redattore capo del quotidiano Il Mattino, Antonello Velardi, giornalista di vecchia scuola e pronto a scendere in campo per la sua città d'origine. Siamo in pista rappresentando un segmento importante della città fatto dalle associazioni, dal mondo cattolico, dal mondo delle professioni, con un'aggregazione che man mano sta crescendo anche da parte dei partiti politici del centrosinistra. C'è una composizione del quadro politico a Marcianise abbastanza evidente, devo dire non è una caratteristica solo di Marcianise, ma c'è una scomposizione forte e quindi per la ricomposizione, una ricomposizione che sta avvenendo molto lentamente. Per il passato dico solo che noi dobbiamo segnare una discontinuità chiara, netta, totale, radicale, dobbiamo rifare qualcosa di nuovo e di diverso rispetto a prima. Se c'è qualcosa del prima che può essere innovato, può essere utilizzato, va bene, ci fa piacere, ma noi dobbiamo guardare, come dire, il mondo con gli occhi nuovi. Cosa spinge un giornalista di questo spessore a scendere in campo per la politica della sua città? Ma innanzitutto un rapporto molto forte con la città, l'orgoglio dell'appartenenza ad una città dove forte è l'elemento identitario, il senso appunto dell'appartenenza. Poi potrei dire, non perché lo dico a un giovane collega, potrei dire che i giornalisti pensavano e pensano in qualche modo di cambiare il mondo, così anche chi è che fa l'attività amministrativa, chi svolge un'attività amministrativa. Potrei dire che la candidatura e questo impegno, questa messa a disposizione della città è come se fosse una naturale prosecuzione dell'attività del giornalista. Marcianise ha bisogno di un approccio, di una mentalità completamente nuova, ha bisogno di modernità, ha bisogno di guardare al futuro con grande entusiasmo, con grande fiducia, con grande coraggio, ha bisogno di mettere a sistema le grandi potenzialità che sono in città, che sono delle potenzialità che partono dai più giovani, dai giovani che raggiungono segmenti di società importante e che sono potenzialità viste con molta attenzione dall'esterno più che dall'interno di Marcianise. Marcianise è un caso nazionale e lo deve essere sempre di più, è una realtà che suscita molto molto interesse non solo nell'ambito regionale ma nell'ambito nazionale e internazionale. C'è un'azione peggiore che quella di togliere il diritto di voto al cittadino e consiste nel togliergli la voglia di votare. A noi, cittadini di Capodrise, questa voglia può e deve tornare, soprattutto in vista dell'appuntamento di domenica 17 aprile, quando si sceglierà il candidato sindaco per il centrosinistra attraverso le primarie. Ne è convinto Filippo Topo, medico, parte integrante e attiva della città, espressione del Movimento Civico per Capodrise che lo ha scelto all'unanimità nel corso dell'ultima assemblea. Si vota domenica 17 aprile dalle
dalle 8 alle 22 nella sede del PD in Piazza Massaro. Tutti i cittadini di Capodrise potranno recarsi nell'unico seggio muniti di un documento di riconoscimento a titolo completamente gratuito. È giunta finalmente l'ora di cambiare. Invito tutti i cittadini a votare. Un gesto d'amore per la nostra città, afferma Filippo Topo, che alle primarie dovrà vedersela con i candidati Enrico Pontillo e Giuseppe Fattopace. Nominato appena il 29 marzo scorso, si è dimesso a Calvi Resort il commissario prefettizio Salvatore Palma. Al suo posto il prefetto di Caserta Arturo De Felice ha nominato oggi il viceprefetto Umberto Pio Antonio Campini. La nomina di un commissario prefettizio nel comune casertano si è resa necessaria dopo che il Consiglio di Stato il 16 marzo ha annullato con sentenza le elezioni comunali tenutesi nel 2014, sancendo la fine dell'amministrazione guidata da Giovanni Marrocco. Questi due anni fa si aggiudicò le comunali con 7 voti di scarto ai danni dell'altro candidato Giovanni Rosario Lombardi. Quest'ultimo fece ricorso al TAR Campania denunciando la presenza di numerose irregolarità nelle operazioni di scrutinio, tra cui il rinvenimento nelle urne elettorali di schede di altri comuni, ma i giudici di primo grado rigettarono il ricorso confermando l'esito del voto. Il Consiglio di Stato ha invece capovolto il verdetto del TAR dando ragione a Lombardi. Via! Noi di Punto Pro siamo una bella squadra, 1200 officine in tutta Italia che si prendono cura di tutti i modelli e marchi di auto con la massima professionalità e convenienza. Vai sul sito puntopro.it e cerca l'officina più vicina a te. Punto Pro, metti a punto la tua auto. A Limatola, Eurogronde, e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Pronto, Eurogronde. Da sempre al tuo fianco, con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano. Caserta e Avellino si incontreranno domenica nell'anticipo di mezzogiorno per la 18ª volta nella loro storia. All'andata la passareggia di Cocce dell'Agnello riuscì nel secondo tempo a portare a termine una clamorosa rimonta che consentì al pubblico bianconero di festeggiare in casa dei Lupi, al Pala del Mauro. Tra i protagonisti di quel successo il pivot Dario Hunt, ospite negli studi di Teleprima per la 25ª puntata di Garbage Time, la trasmissione ufficiale della Juve Caserta. Dario, è tempo del derby. It was a great game for us, great team win for us, so yeah, I definitely remember it. I'm sure they remember it too, so it'll be a tough game on Sunday. Lui se lo ricorda, però dice sono sicuro se lo ricordino meglio loro, visto che la Juve era sotto di 20 punti e passa durante all'intervallo e poi ci fu quella rimonta straordinaria che tutti ricordiamo. Tra l'altro dopo quella rimonta Avellino ne ha vinte 14 di fila, quindi se lo ricordano abbastanza 12, bene. 12, 12, ma siamo lì. How will be the defense against him? Abbiamo chiesto come difenderà su Cervi, come all'andata tra l'altro, visto che c'è un po' di differenza, qualche centimetro in più per Riccardo Cervi. It's all about positioning. When it's a taller player, you just gotta make it as tough as possible for him to get the ball and make sure he doesn't get it too close to the basket, because obviously he's tall, he can just shoot over the top of you. But if you do your work early before he gets the ball, you should be all right. Dice che è tutta una questione di tempismo e posizione, cioè lui dice è vero è più alto, però se tu sei bravo ad anticiparlo e a posizionarti laddove devi, allora riesci a contrastarlo, come tra l'altro ha fatto anche durante la partita del giorno d'andata. Coach Nino Gagliardi, gara 1, playoff va a Pesaro 3-0, una Pesaro in formato monster che appunto ha sbancato Caserta, veramente da grandissima squadra. Sì, stasera loro hanno fatto una gran partita, noi siamo risultati un po' sottotono rispetto alle partite precedenti, però c'è da dire che anche quando abbiamo avuto la possibilità di giocare il punto a punto, di avere qualche chance per portarci davanti, abbiamo fatto sempre quell'errorino in più dovuto anche, a mio parere, alla grossa intensità di gioco che ha messo Pesaro in campo, perché sull'8-2, come dicevi tu a microfoni spenti, loro continuavano a giocare, ad andare a 2000, noi invece in questo non siamo stati tanto bravi, quindi sicuramente va dato merito a loro di aver fatto una gran partita. Ecco coach, loro sono molto bravi in intensità, ma con tutto in alcuni fondamentali come il servizio ed il muro. Caserta stranamente troppo fallosa in ricezione questa sera.
Sì, diciamo che loro hanno battuto molto bene, come hai detto, siamo andati in difficoltà in alcune situazioni che fino ad oggi, nelle ultime partite soprattutto, avevano funzionato. È chiaro che su questo dovremo riflettere un attimino per poi cercare di andare a Pesaro, fare la nostra partita e perché no cercare di portare la gara al Golden Set. Questo è ciò che dovremo provare a fare con tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, perché non ci dimentichiamo che comunque stiamo giocando un playoff promozione. Peccato soprattutto per il secondo set, per le fasi in cui abbiamo avuto la possibilità di giocarcela e non siamo stati tanto bravi nel riuscire a mettere la partita sui binari giusti. Certamente, insomma, non dimentichiamo che stiamo giocando di playoff promozione, insomma, Caserta comunque ha raggiunto un traguardo importantissimo che sta onorando al massimo delle sue forze. Tanto di cappello a Pesaro, che oggi si è dimostrata, come prima detto, una squadra molto più intensa di noi. Sì, sicuramente. Va fatto un plauso al gruppo di aver condotto una stagione a buon livello. Adesso ci stiamo giocando questa chance e, ripeto, come ho detto prima, dovremo provare a fare di tutto per poter vincere la serie e vincere la partita 3-0. Ci proveremo con tutte le nostre forze, abbiamo il dovere morale di farlo per ciò che abbiamo fatto fino ad oggi. Situazione generale di oggi, giovedì 14 aprile, il sistema frontale che interessa il settore nord-orientale italiano si muove ulteriormente verso Levante, determinando un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal settore occidentale. Al centro-sud predomina un generale aumento della pressione atmosferica con prevalenti condizioni di cielo sereno. Tempo previsto su Caserta e provincia per domani venerdì 15, su tutta la provincia generali condizioni di cielo sereno poco nuvoloso, temperature stazionarie alla massima 27 gradi, la minima 14 gradi, vento da debole a moderato sud-occidentale, mare poco mosso. Tendenza del tempo per i prossimi giorni, cielo generalmente sereno poco nuvoloso. Previsione elaborata dall'ufficio meteo di Teleprima a cura del meteorologo Gianni De Santis. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.meteocaserta.it. In piazza Dante a Caserta dal 15 al 17 aprile Chocolate Days. Per tutti i golosi un appuntamento da non perdere con degustazione dei migliori prodotti della cioccolatteria artigianale. A Caserta in piazza Dante dal 15 al 17 aprile dalle 10 alle 22. All'interno della manifestazione tutti i giorni dalle 16 alle 18 il cioccolato a scuola, uno spazio dedicato ai ragazzi delle scuole casertane con laboratori a cura dei maestri cioccolatieri. Chocolate Days, una manifestazione organizzata dalla Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane e con il patrocinio del CLAI Caserta. Per informazioni telefonare al numero verde 800 97 3307. La sicurezza non è un costo da tagliare, ma una risorsa da valorizzare. Lavoro e giustizia, dal 1962, garantisce la tua sicurezza. Allimatola Eurogronde e la tua gronda è servita. Chiama 0823 48 11 16. Ti risponde l'ingegner Di Lorenzo. Da sempre al tuo fianco con Eurogronde. Sponsor ufficiale Autolinee Damiano.